Buonasera a tutti amici comodoristi e comodorari e benvenuti a questo mio nuovo video unboxing. Oggi mi sono arrivati, anzi no oggi mi è arrivato un pacco e qualche giorno fa mi è arrivato un altro. Ho aspettato appunto che mi arrivassero tutti e due per fare l'unboxing. Del primo purtroppo facciamo poco unboxing perché la mia figliola pensava che fosse un pacco destinato a lei e me l'ho aperto in anticipo. E niente, pazienza, era una brava ragazza. Ok, questo è il primo pacco, questo è il pacco, questo viene dall'Italia e me l'ha mandato il mio amico Angelo, che già mi aveva fatto un pacco pieno di cartucce, diciamo, ho acquistato tempo fa, avete visto anche il video, e praticamente su c'era anche Sam Journey e mancava il poster, quindi niente, questo è il poster che era il poster del gioco di Sam Journey che era, cioè, che si era dimenticato di metterci. E ora andiamo e riavvolgiamolo e passiamo al resto. Qui anche questo è un unboxing cartuccioso, ma un po' meno cartuccioso perché a dire la verità ce n'è una sola di cartuccia, che è questa qui. Anche questa è un po' che la volevo avere perché cerco di collezionare un po' tutte le cartucce dell'Ocean, ma non proprio tutte tutte, praticamente quelle che mi piacciono di più, e questa è una di quelle, ovvero Batman. Questo è davanti il retro e niente, andiamo a vedere, ma che ci siamo anche qui c'è tutto, c'è la cartuccia, vabbè, sto qui c'è la cartuccina, la cartuccetta, la cartuccia classica dell'Ocean, sono tutte uguali. E poi abbiamo il manualetto di istruzioni che è a mo' di poste, e si apre a mo' di poste e niente. Poi controllerò l'occhiale là, ma ci dovrebbe essere anche l'italiano. Penso e spero che ci sia anche italiano. Sulla cartuccia di Robocop c'è. Allora, mettiamolo, appoggiamo un attimo in terra. Qui. E poi abbiamo una... Qui i giochi sono molto meglio l'altra volta, qui ne abbiamo uno. Però quando è arrivato mi è preso un colpo perché pensavo... Un colpo, insomma, un colpo no, ho esagerato. Mi mancava un gioco che però era stato messo per comodità nella scatola di un altro. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, questo è un platform carino, a me piace abbastanza, della Thalamus. Sinceramente la Thalamus li ha azzeccati quasi tutti i giochi, se non tutti. Questo è Summer Camp, ce l'aveva in vendita e ho deciso di prenderlo. Qui addirittura c'è la recensione che gli ha dato il 96%. Ragazzi, mi devo mettere l'occhiale, se no non ci vedo. E vediamo un po'. E niente, qui c'è la cassettina e il classico qui, le istruzioni. È un piccolo flyer, non sto nemmeno a svolgere, è piccolissimo. E poi abbiamo il terzo, un gioco che molto che cerco, che volevo avere perché mi piace molto, e questo è anche tenuto molto molto bene, è Mighty Bomb Jack. Visto il Bomb Jack, che c'è quello dell'epoca da sala giochi, che fu una conversione molto molto scadente, questo invece è Mighty Bomb Jack, questo è un altro gioco, è, diciamo, non so neanche se chiamarlo un continuo o uno spin-off. Qui c'è il libretto delle istruzioni, bianco e nero, questo è il libretto, e poi c'è un piccolo flyer che questi dovrebbero essere i comandi. Eccoci, questo è gli acquisti che ho fatto in Italia. Poi c'è un altro acquisto che viene dall'Inghilterra e ahimè qui a questo giro mi è toccato, eccolo qua, dal buon Alex di Commodore for Sale. Qui mi è toccato pagarci la dogana, diciamo, l'avevo preso diversi pacchi post Brexit e finora non aveva ancora pagato niente, ma ora hanno cominciato perché mi ha spiegato lui, hanno cambiato un po' di regole, lui ha messo l'importo basso, addirittura gift e regalo, però ora non funziona più così, e siccome a me non mi piace trovarmi queste sorprese, ho pagato 18 euro, 17 euro, 18 euro, di cui ma la dogana nemmeno tanto perché era 12 euro, poi ci sono, no, 13 euro quasi, 12,90, e poi c'erano altri 5 euro di oneri postali, e quelli penso siano italiani. Insomma, è una cosa un po' fastidiosa. Ora qui ho speso diversi soldi, quindi però se ti capita per una spesa di 15 euro prendici altri 17, rompo un po' le scatole. E niente, ora per lì ho detto, ma è come c'era
essere un po' impegnativo acquistare dall'Inghilterra, cioè rimanendo sempre qui all'interno, insomma, i nostri confini, senza andare in America, vabbè, Giappone, Cina, da altre parti li sappiamo. E niente, mi ha detto lui che ci dovrebbe essere un sistema per pagarle, sì, però pagarle un capellino meno, ma pagarle in anticipo. Quindi io so già, lo fanno alcuni corrieri, e quindi io posso sapere prima che mi arrivino, sapere già quanto spendo e poi decidere. Vabbè, questo è un unboxing completamente sedicista. Tutta roba per cavolo 16. E qui abbiamo, ecco, questa è una cosa, una cassettina che se ne trova a bizzeffe per Commodore 64, ma è molto difficile trovarla per Commodore 16. Questo è Azimuth Head Alignment Tape, praticamente per allineare la puntina del registratore, ecco, del dataset. E addirittura qui all'interno, qui c'è il cacciavitino, mancano solo, qui c'è la cassettina, vedi, la cassetta è messa un po', qui questo contenitore. Questa sul retro c'è, cioè, questo micro pointer che addirittura mi risulta essere questo gioco solo ed esclusivamente con questa cassettina, cioè non c'è un'altra versione. Poi ci sarà una versione da edicola, così, però non credo ci sia una versione originale o comunque una raccolta, però penso. Che dicevo, no, manca solo una cosa che però mi posso fare anche da solo in casa, diciamo, perché mancano le frecce, prende, si chiama. È un piccolo flyer che era all'interno della cassettina che va ritagliato e va poi applicato sul registratore per capire di quanto va girata la vitina dell'Azimuth, tutto qua. Però insomma è una cosa che tra virgolette mi posso anche stampare io, perché ci sono, il file c'è anche sul sito +4 Word. Allora andiamo, proseguiamo ora con i giochi. Questo è un gioco che si chiama XLR 8, ecco qua. Questa è una cassettina addirittura ci sono anche le istruzioni dentro. Ora non vi sto a far vedere anche le cassettine, tanto ve le farò vedere quando faccio gameplay. Questa è della Gremi, questa è tenuto veramente bene, questa è una clamshell, come veniva. Poi qui vediamo cosa abbiamo. Ah, allora, qui abbiamo un gioco che da tanto tempo che cercavo in versione originale, ce n'è un paio di tipi. Questo è Time Slip. Questo io non ce l'avevo ancora, ce l'avevo in una raccolta, una cassetta originale, ma pur sempre una raccolta. Questa invece è veramente la cassettina inglese originale. C'è di due tipi con due loghi, però questa è questa. Poi abbiamo questo qui, Fiends. Questo è un gioco. Questo mi mancava, Commodore 64. Questa è della Alternative Software. Questa Alternative Software fa delle cassettine con giochi singoli, ma fa anche delle cassettine con delle compilation. Poi vi faccio vedere, ce n'avevo una che si chiama Triple Deck, non mi ricordo. Questa è della Ricochet, Fist. Poi qui c'è una serie di cassettine che si chiamano della Melbourne House, un set di 6 cassettine. Qui io ce n'avevo una di queste, però lui lo vendeva a bundle, ho detto anche se ce n'è una sola, a bundle che costava poco. Allora io avevo praticamente o l'uno o il due del allora questo è Commodore 16 Games Pack, Commodore 16 Games Pack 1, ecco qua, e Commodore 16 Games Pack 2. Poi abbiamo Classic Adventure, questo è un'avventura testuale. In rete tanto non c'è scritto nulla, c'è due righe perché non ci sono immagini e niente. E poi passiamo a questo, svolgiamo questa bella serie di cassettine, vuotiamo il sacco. Cerchiamo di non fare danno. Oh, allora,
Qui abbiamo, aspetta, voglio prendere queste tre perché così completiamo. Allora, queste, allora, Roller Kong, completiamo queste qui della Melbourne House. Roller Kong, questo è un gioco. Allora, Roller Kong, questo qui, è anche Dark Tower, che è questo. Io ce l'ho con la locandina uguale identica, proprio identica, spiccicata, con quelle del gruppo di Terrell Jackson. Come avevo già detto più volte, loro pagavano i diritti e quindi potevano avere, e questo è Fatim Warrior. Potevano avere, insomma, avevano con lo stesso titolo e con gli stessi disegni, però non c'avevo la versione originale inglese, che è quella che ci tenevo molto. Poi passiamo a un titolo, proprio Arthur Noid. Questo è un titolo, a vedere da dietro mi sembra anche la grafica molto bella. Io pensavo fosse addirittura per Plus 4, invece no, anche Commodore 16. Boh, forse è una grafica che hanno usato la grafica, perché a volte la fanno, ci mettono dietro la grafica di una versione più come fanno i giochi del Commodore 64, ci mettono dietro le custodie i giochi da arcade, per dire, se sono delle conversioni, insomma, un po'. Allora, poi abbiamo, ecco, Triple Decker. Questo è un Triple Decker 1, si chiama, è una raccolta di tre giochi, e praticamente io ce l'ho fino alla 5, non mi ricordo, tutte la fila, e la numero 1 mi mancava. Poi c'è World Cup, che è il calcio. Poi abbiamo altra roba delle Alternative Software, cioè altro, solo questo, c'è rimasto, questo è l'ultimo. Phoenix, questo è uno sparatutto, uno shoot 'em up, faccio anche vedere l'immagine. Poi abbiamo questo qui, che è Cyborg, questo mi mancava, Cyborg. Questo mi mancava, tutti mi mancavano tranne quella stecchina che ho detto che era nel lotto, ma poi mi mancavano tutte. Skelby, quando non mi faccio vedere il retro, vuol dire che non c'è niente, c'è due scritte e basta, che quindi Mail Trail. Space 2, che qui ci sono due giochi all'interno, penso, o no? Boh, o è il solito gioco che ha due schemi, boh, no, boh, non lo so. Poi questo è l'ultimo, poi Blagger, che questo ce l'avevo solo per Commodore 64. E qui vi faccio vedere anche il retro, perché c'è qualcosina, qualche maglia, qualche screen. Golf, che questo non è, e io pensavo fosse il gioco già, che ho io di golf, che viene chiamato anche mini golf, che è anche in una Super Games, ma invece non è, è proprio un altro gioco diverso di golf. E poi l'ultimo, questo è soltanto che cercavo, che è una cassettina piuttosto, diciamo, non ricercata, ma non di facilissima reperibilità, e perlomeno se la fanno pagare, perché su eBay ci sono 15, 10, 12, 15, 16 euro. Boh, non ne so quante ne vale, io ce l'ho fatta, ma anche lui la faceva caruccia, però poi ho preso diversi giochi, insomma, alla fine mi ha fatto un buon prezzo, tipo pochi euro, sempre Cuthbert in the Cooler, sempre 4-5 euro, ma no, qui dietro non c'è nulla. Allora, Cuthbert in the Cooler, perché ho la collezione completa, mi manca completa, sono 3 o 4, c'è, cioè Cuthbert in the Space, Cuthbert Enter the Doom, sono 3 o 4, e mi mancava solo questa, quindi sono veramente felice. Questo pacchetto, vi dico l'ultima cosa, questo pacchetto per Commodore 16 è un pacchetto, diciamo, a metà, perché purtroppo questo ragazzo ne aveva tantissime, ce n'era minimo minimo un'altra decina che mi mancavano, però io l'ho preso su Commodore for Sale, e come ho detto già molte altre volte, lì purtroppo c'è tanta roba, si trova roba che su eBay appare una volta ogni morte di Papa, prezzi molto convenienti, però se non sei lì sul pezzo. E io addirittura, questo mi sembra, era ancora al mare quando lo mise, e io arrivai la sera all'appartamento, vidi tutti questi giochi del Commodore 16, ce n'erano molto già presi, sicché
Io lì cominciai a fermare tutti, perché poi dovevo controllare se ce l'avevo o no al computer, insomma, come ne bloccai un po' e poi alla fine feci un po' un resoconto e gli chiesi questi, però ce n'era almeno un'altra decina, vabbè, oh, e niente, è andata in questa maniera, vuol dire che ho risparmiato, però insomma, mi è dispiaciuto perché ce n'erano alcuni veramente, veramente difficili da trovare, vabbè, aspettiamo la prossima occasione. Dunque, il mio video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciuti i miei acquisti, sia 64isti che 16isti. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E vi ringrazio, campanellina sempre accesa, ovviamente un like al video e alla prossima, al prossimo gameplay, prossimo sarà un gameplay. Ciao!